Beh, oggi perlomeno ho deciso di pettinarmi prima di fare play, quindi direi che è già un grandissimo passo avanti. Allora, la mattinata è iniziata già da un bel po', però come sempre io mi dimentico. Cioè, nel momento in cui stavo facendo delle cose ho detto, ma potrei fare un vlog, così mi annoio di meno, siccome questi giorni sembrano sempre tutti uguali. In ogni caso, ho già fatto un sacco di cose che non vi starò qui ad elencare, fidatevi. E adesso devo riordinare di nuovo il salone perché le bambine sono state di qua perché hanno giocato, ma che ve frega a voi, e si è rincasinato. Nel frattempo io avevo tanti di quei propositi proprio positivi in questa quarantena, ne ho mantenuti zero, se non quello di ingrassare. Quella è stata una costante. Cioè ogni giorno mi svegliavo con l'idea di mettermi a dieta, 2 giorni andavano bene, poi io faccio parte di quella categoria di persone che si pesa, vede i risultati, dice, allora posso mangiare, cioè ma scusa, ma non lo so, sì, cioè proprio vabbè, problemi psichici seri ne abbiamo, ma li risolveremo quando questo brutto stronzo se ne sarà andato, c'è il virus, non mi sto riferendo a nessuna persona in particolare, fatti e casi puramente casuali, in ogni caso devo anche fare il letto, perché anche l'uomo del monte si è alzato, e nel frattempo di là, come sempre, non riescono a collaborare perché è molto difficile. E inoltre volevo farvi vedere la mia opera d'arte. Cioè, ma guardate che carine, quelle cose lì sospese. Come faccio? Aspettate. Quelle cose lì sospese dal. Non vi sembra una pioggia di lanterne miste a fiori? Cioè, che carine. Ti svegli così presto al mattino. Mi sono cambiata, mi sono messa molto elegante, sapendo comunque di dover registrare un video e che quindi questo video verrà messo nell'internet. Mi sono resa molto presentabile, come dicono appunto le più famosissime persone dei social. Non sto scherzando. Sto scherzando, però sto facendo questo discorso un po' basato sullo scherzo, principalmente perché spesso e volentieri, sia su Instagram che qua su YouTube, mi dite che bello Stella vedere che appunto sei semplice, non sei cambiata, o che cavolo ne so. Ragazze, ma di base, vabbè, evitiamo queste corna di capelli. Ma ragazze, di base, perché io sarei dovuta cambiare? Cioè, perché sono arrivata a un po' di iscritti, che poi un po' di iscritti, cioè per il resto del mondo sono nulla, però per me già vedere che comunque ci sono delle persone davvero affezionate a me, che nonostante io sparisca notevolmente per parecchi mesi, comunque poi guardano sempre, commentano, cioè per me è importantissimo. Spesso e volentieri io ultimamente devo dire la verità che faccio fatica a rispondere a tutti, ma perché ragazze, cioè ci si impiega tempo e ho 2 bambine. Alla quale comunque non voglio, alle quali non voglio, manchino delle attenzioni per magari rispondere a dei commenti. Potrebbe essere scambiato per arroganza. Io li leggo tutti, metto il cuore a tutti, poi spesso e volentieri mi metto magari anche dopo settimana a rispondere ai commenti di settimane prima, quindi perdonatemi, ma lo faccio quando riesco a incastrare il tutto. In ogni caso, ragazze, lo so che voi siete abituate a vedere tutte queste YouTuber perfette che mostrano tutta la vita perfetta, ma vi svelo un segreto. La vita non è perfetta.
Per niente proprio, per niente, per niente. E quindi la vita anche è così. Cioè, a volte io sono anche più presentabile, quando c'ho voglia, ma realmente sono così. Una ciofeca. Siamo tutte una grandissima ciofeca, ma una ciofeca simpaticissima, bellissima. Al bacio. Tornando a cose serie, io e le mie scatole. Allora, ho imbarattolato i fagioli che sono stati cotti, adesso qua ci sono i ciui ciui, e li ho messi appunto in una pentola con un po' d'acqua, in modo tale che comunque poi inserendo i barattoli venissero coperti dall'acqua, e adesso la faccio cuocere per raggiungere comunque il bollore, e poi li tengo una 15-20 minuti, dipende da quanto ho cotto già i fagioli di per sé nella pentola pressione, perché altrimenti più rimangono lì, più bollono e più si sfaldano e non mi va. E niente, comunque li ho imbarattolati con la loro acqua di cottura, ho messo in ogni barattolo una presina di sale grosso e adesso appunto li faccio andare così fino a quando non fanno il sigillo. Dopo averli cotti nella pentola non li tolgo dall'acqua, li lascio nell'acqua calda che si raffreddino in modo tale che appunto fanno il sigillo di chiusura, facciano il sigillo di chiusura automatico. Adesso devo, la luce divina! Devo trovare altri barattoli per i ciui ciui, perché voglio finire di fare tutta questa cosa prima che io vada a comprare. E appunto poi dopo devo andare a fare un po' di spesa, perché adesso di nuovo 3 settimane che non vado. Ero andata giusto a comprare banane, ma comunque è un bel po' che non vado proprio. E vado a fare una bella, che riprese da vicino, un bel ricarico, tipo di quelli che sì, te magni la vita. Adesso le tiro fuori un bel po', perché così ce li ho anche già fuori per i fagioli, perché poi tanto devo mettere anche i fagioli. Nel frattempo, perché io non decido di fare queste riprese dopo il tutto ciò? Questo qua no, perché ci avevo messo le pennarelli di Gaia. E adesso vediamo un po' se qua ci sono altri coperchi. Posso fare una pagnotta intera? Ho due pagnottine, magari ne faccio due. Sì, ne faccio due. Perché così magari l'altra la congelo e non diventa poi comunque troppo secco. Anche se devo dire la verità che il pane che ho sempre fatto con il lievito madre piuttosto che con i liccoli, nonostante si secchi un po', rimane comunque più morbido rispetto a quello comprato, cioè c'è niente da fare. Io quello comprato il giorno dopo ci posso fare solo pan grattato. Questo a volte dura anche più di una settimana. Adesso teniamo un attimo da parte. No, però l'impasto sembra abbastanza carino, eh? È molto idratato, ma perché ho fatto un'idratazione all'80%. Però adesso lo pirlo che non vi sto dicendo una parolaccia. E poi lo metto nei cestini. Il problema è che ho solo un cestino, perché ormai l'altro chissà. No, forse vabbè, tolgo i legumi da dentro e lo metto nell'altro cestino. I molteplici scopi. Ok. No, vabbè, però bello e carino. Bello e carino. Devo uscire, devo andare a fare la spesa. Ecco. Dato che siamo per l'Instagram. Neuroni? Toc toc. Neuroni? Toc toc. Allora, dato che dicevo che siamo per l'internet verità, vi dico che sono le 19:05. E io oggi pomeriggio non ho concluso un picchio, se non aver finito di cuocere i ceci e imbottigliarli, aver finito anche la sterilizzazione, eccetera. La pizza, il pane.
E nient'altro, perché ho lasciato poi tutta la cucina così, quindi c'è ancora qua le pagnotte di panna da mettere via, tutta la cucina da fare, lì la pizza mangiata a metà, che poi la focaccia l'ho fatta. Perché sono stata male, non mi sono sentita bene, mi sono sentita senza forza, non mi sento bene neanche adesso. Adesso metto su delle patate perché mangiamo delle patate bollite stasera perché non ce la posso fare. Alle bambine farò una frittata veloce, a Elias ho delle cose che ho tirato fuori dal freezer, io non lo so neanche se mangio perché non mi sento molto bene. Quindi probabilmente magari mangerò solamente una o due patate, non lo so, adesso vedo. A pranzo mi ho mangiato un risotto, ho fatto un risotto al sugo con pinocchi. Vabbè, poco male. In ogni caso, non so. Allora, mi sono quasi riuscita a mettere in pari, nel senso che la frittata è su.
patate sono cotte, adesso le spelo, ho pulito tutta la farina e la roba, però sono quasi le 8. Adesso finisco di cucinare e poi faccio la tavola e finisco anche di preparare i fagioli, così poi i legumi sono pronti, dopo vi faccio vedere quanti ne vengono così. Che metto, eh? Ah, che si stacca il filo!